Benvenuti, siamo alla 53esima puntata del tutorial sulla chitarra. Oggi parliamo in dettaglio di un'altra modulazione per accordi comuni, quella che interpreta l'accordo minore settima come sesto grado in una scala diatonica rispetto agli accordi precedenti e terzo grado di una scala diatonica rispetto agli accordi successivi nel brano. Proprio su questo canale, quando il numero degli iscritti ce lo consentirà, ho intenzione di proporre dei live su diversi argomenti della chitarra e per farlo ho bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al canale cliccando qui sotto. Grazie! Come dicevamo nell'introduzione, in questa puntata studiamo la modulazione che ha come accordo comune il minore settimo, considerato come sesto grado della scala di partenza e terzo grado di quella di arrivo. Rispetto allo schema generale delle modulazioni per accordi comuni, siamo nella casistica evidenziata nella figura in sovraimpressione. Per concretizzare tutto quello che vi sto dicendo è molto importante citare un paio di esempi. Il primo esempio nell'ambito della musica pop è un pezzo scritto da Pino Daniele per Giorgia che si chiama Dimmi dove sei. Quando arriva il sole vedrai che cambierà, mentre la città si muove io resto ancora qua a domandarmi se è peccato abbandonarsi o no. Quindi in questo bellissimo pezzo abbiamo a un certo punto, dopo il Mi delta, abbiamo l'accordo di Do diesis minore settimo, il quale rappresenta appunto per la prima tonalità, che è quella di Mi, il sesto grado, e poi per accordi comuni va a finire sul Si minore, che non è della tonalità Mi, e il Mi settimo addirittura, per cui siamo nella tonalità di La, e in questo caso il Do diesis minore rappresenta il terzo grado, infatti la scala associata. Bene, invece come esempio nel campo del jazz vediamo lo standard di Billy Joel, Just the Way You Are. I will not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times. I take the bad times, I take you just the way you are. E anche in questo pezzo a un certo punto, all'inizio, fa Re delta, Si minore, poi vai sul Sol e qui fa di nuovo Si minore. Questo Si minore rispetto alla scala di Re naturalmente costituisce il sesto grado, no? Però subito dopo questo accordo c'è il Re settimo che ci fa attestare che siamo nella scala di Sol, per cui in questo caso è il terzo grado, perché abbiamo Sol, La minore e Si minore, quindi in corrispondenza di questo accordo rispetto agli accordi successivi abbiamo la scala di Sol.
Anche oggi siamo giunti alla fine della puntata. Nella prossima, che sarà sempre sabato su questo stesso canale alle ore 13, parleremo di un'altra modulazione per accordi comuni, sempre con il nostro accordo minore settima. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, clicca mi piace, condividilo con amici e conoscenti, ma se non l'hai ancora fatto, soprattutto iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime puntate. A presto!